incredibile che dopo 28 anni di brand Pokémon riusciamo ancora a esaltarci semplicemente leggendo un titolo, nonostante i vari passi falsi che Game Freak e The Pokémon Company compiono sovente. Anche non avete seguito il Pokémon Presents di febbraio 2024, saprete benissimo, anche grazie alla copertina, che Leggende Pokémon Z è in sviluppo da Game Freak. Questa è stata la bomba finale che Otsunomiya ha sganciato il 27 febbraio durante lo scorso Pokémon Presents. Da una parte non mi aspettavo assolutamente saltassero la quinta generazione per passare a un Leggende di sesta generazione, quindi questo apre una possibilità a un remake in futuro anche di Pokémon X e Pokémon Y, oppure Leggende Pokémon sarà un titolo scollegato e che non si rifà al passato ma si rifà al futuro, visto quello che è stato mostrato all'interno del trailer di presentazione. E questo gioco verrà pubblicato nel 2025 ed è incredibile che The Pokémon Company e Game Freak saltino un anno. È successo altre volte, ma si vociferava di un possibile secondo DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto, ma se non ne parlano nel Presents, che è l'evento più importante per quanto riguarda Pokémon, specialmente il 27 febbraio, allora vuol dire che non c'è, o verrà annunciato più avanti perché non hanno idea di cosa fare. Ma comunque, la notizia che secondo me molti ritengono più importante è che ok, c'è Leggende e c'è Pokémon Z, ma uscirà il 2025, quindi si prendono questo anno in più per lavorarlo al meglio, ma comunque non vuol dire niente, anche potrebbe anche uscire nel 2040, ma se non ci lavorano è inutile. Però non è detto che possa essere ovviamente un buon titolo. Si stanno facendo tantissime congetture su quello che potremo vedere, se ne sono fatte tante di congetture anche su Scarlatto e Violetto, ma abbiamo visto com'è finito. Quindi, Leggende Pokémon, ambientato però dove? Nel futuro o nel passato? Nel trailer si vedono diversi Pokémon e si capisce subito che siamo a Luminopoli, nonostante il progetto Top Secret, riurbanizzazione di Luminopoli, una cosa del genere. Scusami, come? Un momento. Cosa vuol dire progetto di riurbanizzazione di Luminopoli? È un progetto che si rifà al passato o al futuro? La torre di Luminopoli è un'architettura moderna, non è certo qualcosa che poteva essere fatto in quella maniera 100-150 anni fa, perché Leggende, noi nell'immaginario collettivo Leggende è roba del passato, dato che è una leggenda. Eh no, però. Anche perché il trailer è stato presentato letteralmente l'opposto di come è stato presentato Leggende Pokémon Arceus. Che significa? Arceus è stato presentato come se fosse una storia raccontata con questi toni seppia, tutto quanto scritto a mano, questo libro antico. Invece viene presentato questo trailer in maniera ultra tecnologica, con tutte queste luci stroboscopiche e quant'altro. E quindi mi viene naturale da dire, ok, siamo nel futuro, magari poi mi sbaglio. Ma questa è la cosa più importante di cui volevo parlarvi appunto nel reportage di Pokémon, del Pokémon Presents. E sì, torneranno quindi anche le Mega, è stato presentato appunto anche il logo delle Mega alla fine. E magari, chissà, quel Tyranitar data mai nato, quel Mega Tyranitar data mai nato di Silver o Argento che dir si voglia, poteva essere un indizio, ma no, ci sono le Mega in Pokémon Masters, quindi non c'entra niente. Passando ad altre cose, poi in Pokémon Sleep, che se qualcuno ancora lo gioca, arriva Raikou. Arrivano su Unite Miraidon, Cerulege e Pharynx. Pharynx mi sembra piuttosto interessante come tipo. E il gioco di carte è stato qualcosa che davvero mi ha fatto venire l'acquolina in bocca. Si possono collezionare tutte le carte uscite dal 1997 fino ad oggi, fin dalla prima espansione a quelle di oggi. Quindi praticamente 26 anni più o meno di carte Pokémon nel palmo della nostra mano. Per me pare un'idea vincente, e certo, è un altro modo per spendere soldi, però due pacchetti gratis al giorno, secondo me si può fare. Per concludere il tutto, Scarlatto e Violetto, Terra Ride di Venusaur, Blastoise e Charizard, ok. Pokémon Go collaborazione con Orizzonti Pokémon per trovare i Pokémon più amati, insomma, del momento, come Pikachu col cappello da capitano, Fuecoco, Sprigatito e Quaxly, e anche Cerulege. Però arrivano anche Armarouge e Charcadet. Pokémon Caffè Remix invece ha aggiunto un nuovo evento con le monete di Gimmicool. E non ho ben chiaro se anche gli starter di Paldea e Miraidon e Coraidon sono nuovi,
ma mi sembra di sì. Pokémon Caffè Remix sinceramente non me ne sono mai interessato, quindi non ho le idee ben chiare. E questo è ciò che riguarda Pokémon Presents per il Pokémon Day del 2024. Boh, bello. Certo, altri anni sono stati meglio, ma c'è Pokémon Z, non è più un meme. O è il meme che diventa vero e quindi... Vabbè, sempre che il meme non esiste più a questo punto, è finito. Il meme è diventato realtà. Sarà duro aspettare un anno, ma ne varrà la pena. Stavolta mi sento di dire che ne varrà la pena. E ora che l'ho detto, il gioco sarà una merda.